come tante altre comunità delle valli alpine, tra il 1870 e i primi decenni del Novecento, anche la Valsusa è stata interessata da un intenso fenomeno di migrazione che ha depauperato in modo considerevole la popolazione, privandola della sua parte più giovane e intraprendente. Terminali principali delle migrazioni estera sono stati prevalentemente la vicina Francia, il Belgio, la Svizzera, gli Stati Uniti e in particolare la Pennsylvania e l'Argentina. L'emigrazione si è conclusa sul cadere degli anni 20, periodo in cui, contestualmente alla crisi del 29, gli stati europei hanno introdotto norme volte a ridurre la mobilità delle merci e delle persone, e negli Stati Uniti uno degli obiettivi di questi percorsi di emigrazione hanno introdotto leggi molto restrittive rispetto ai propri migranti. Verso la fine degli anni Ottanta, su tutto il territorio nazionale, si è avviato un processo di immigrazione, tuttora in corso, che ha interessato ovviamente anche la Valsusa. Obiettivo di queste analisi è l'analisi dell'immigrazione stabile, cioè quella che ha condotto i migranti verso un'integrazione più o meno diversificata o complessa, che comunque ha comportato la presa della residenza e poi il far nascere e crescere i propri figli nei comuni della valle. L'area oggetto di studio è quella dei territori Novalesa, Venaus, Monpantero, Chianocco, Bussoleno, San Giorgio, Susa, Meana, Giaglione, Chiomonte e Xil, denominata nel suo insieme, almeno nel corso della presentazione, Centro Susa, in quanto tutti questi comuni appena citati trovano in Susa il proprio centro economico e geografico. La fonte dei dati è l'Istat, anche se occorre precisare che non è stato possibile effettuare analisi in modo congruente a causa di dati comunque non continui, e in molti casi è stato necessario adottare popolazioni iniziali di riferimento come quelle del 91, del 93, del 2003 e del 2005. Questo, diciamo, è un po' il sommario dell'intervento, quindi i punti sui quali che presenterò. Beh, prima di tutto ovviamente uno sguardo sull'evoluzione della popolazione, confronto tra provincia di Torino e centro Susa nell'arco di 150 anni dall'Unità d'Italia sino al 2011. E come si può osservare, la popolazione della provincia di Torino è quasi triplicata, con un aumento del 267% per esattezza, mentre la popolazione del centro Susa di quest'area di studio è diminuita dell'11%. Considerando lo stesso dato, ma rispetto ai singoli comuni, si può aggiungere quindi a questa analisi che, parallelamente quindi a questo, diciamo, spopolamento, c'è anche stato un momento, diciamo, di contrazione, nel senso che la popolazione sembra essersi concentrata in particolare in due comuni, nel comune di Bussoleno e Susa, in quanto, con esclusione di Chianocco, che ha avuto un aumento del 2% in questi 150 anni, tutti gli altri si sono, oltre che dimezzati, in alcuni casi addirittura quasi tutto svuotati, come Xil, che ha perso l'88% dei suoi abitanti nell'arco di questi 150 anni. Sicuramente Bussoleno e Susa, che erano tra l'altro all'inizio del periodo considerato già i comuni comunque più importanti dal punto di vista dimensionale, sono quelli che hanno un'offerta economica che poteva richiamare maggiormente la popolazione, in particolare sicuramente alcune aziende che la cui attività sono state attive nell'arco di tutto il Novecento, almeno fino agli anni 90, alcune principali, diciamo, sono i cotonifici di Susa e anche Chianocco, la sacciaieria di Susa e la fabbrica del fer di Bussoleno. Verso la fine degli anni 80, come dicevo prima, ha inizio l'immigrazione verso l'Italia da parte dei cosiddetti paesi del terzo mondo in via di sviluppo. Di nuovo, confrontando quindi la provincia di Torino col centro di Susa, si può notare comunque il trend è assolutamente analogo. Sono presenti alcune frenate nel 96, 98, 2010 e alcune accelerazioni nel 97, 2004, 2008 corrispondenti a delle sanatorie e a dei decreti flussi. Nel 1991, quindi la prima popolazione di riferimento considerata, presenta un numero esiguo di stranieri residenti nel territorio, 0,6%, analogo a quello della provincia di Torino su insieme, alcuni comuni addirittura non presentano nessuno straniero residente. 20 anni dopo, nel 2011, la situazione è molto diversa, c'è un aumento comunque importante della percentuale di stranieri residenti, al 7,2% in tutto l'area di studio su insieme, anche se comunque la percentuale non è assolutamente omogenea, in quanto ci sono comuni come Giaglione che hanno rappresentato il 0,9%, mentre il massimo è Bussoleno e Susa. Considerando gli ultimi anni, tra il 2005 e il 2011, la popolazione residente è rimasta sostanzialmente stabile, mentre si è cresciuta notevolmente la quota degli stranieri.
Comunque la dinamica migratoria considerata rispetto ai singoli comuni è assolutamente eterogenea. In alcuni comuni c'è stato un aumento notevole, come per esempio Susa, Bussoleno, Venaus, San Giorgio. In altri non ci sono state sostanziali modifiche tra il 2005 e il 2011, come per esempio Giaglioli. In altri ancora, come per esempio Meana, c'è stata una diminuzione tra il 2005 e il 2011. Questo quadro così poco uniforme e nello spazio e nel tempo può essere spiegato sicuramente anche per fenomeni di migrazione interna tra i comuni di questo territorio, legati alla dettati dalla flessibilità del lavoro nei cantieri e nelle imprese edili, che da un'indagine a carico della città di Susa sembra essere, al 2009, sembra essere fra i lavori più, fra gli impieghi più diffusi per quanto riguarda gli immigrati residenti in Susa e nei paesi circostanti. Sempre riguardo a questa indagine che sto citando, si luce invece per quanto riguarda questi erano gli uomini, mentre per quanto riguarda le donne l'impiego più diffuso sono quelli legati al settore dei servizi e all'assistenza della persona. Da dove provengono gli stranieri? Qui di nuovo sono state considerate due popolazioni, diciamo, di riferimento, quindi la Sant'Anna del 1993 e del 2011. Nel 1993 sicuramente i paesi più importanti che hanno dato il maggior apporto al numero di immigrati residenti nel centro Susa sono l'Albania e il Marocco. Nel 2011 restano paesi molto importanti, nel senso che comunque rappresentano una percentuale elevatissima, sempre Albania e Marocco, ma si aggiunge la Romania, che diventa il paese sorgente più importante, e consideriamo che dal 2007 la Romania è diventata, fa parte dell'Unione Europea, quindi infatti è proprio dal 2007 che inizia a esserci un apporto particolarmente importante di rumeni nella valle e non solo su tutto il territorio nazionale. La diffusione di queste diverse nazionalità sul territorio considerato è in funzione sicuramente della dimensione dei centri, come si può osservare da questi grafici. Susa e Bussoleno ovviamente presentano il maggior numero di stranieri. C'è qualche differenza tra i due gruppi principali, quindi albanesi e marocchini, nel senso che gli albanesi sono praticamente presenti a Susa, dove invece i marocchini sono meno presenti, rispetto invece all'altro centro più importante che è Bussoleno, dove la situazione è invertita. Considerando poi circa 20 anni più tardi, il 2011, si inserisce ovviamente il fattore Romania, che come ho detto diventa molto importante, infatti sono presenti in tutti i centri del territorio considerato, mentre albanesi e marocchini sono concentrati, diciamo, soprattutto da Susa in giù. Quindi abbiamo considerato ovviamente i rapporti tra i generi, sempre considerando popolazione di riferimento del 93 e poi del 2011, per avere quindi un intervallo di 20 anni da confrontare. Nel 93 si può osservare come i due gruppi principali più rappresentativi, cioè gli albanesi e i marocchini, presentano una netta preponderanza di uomini rispetto alle donne. Si noti la Romania, vabbè, qua il dato è del 98, in realtà perché i primi rumeni che arrivano sul territorio arrivano nel 98, il rapporto in questi anni è quasi paritario tra uomini e donne. Per quanto riguarda il 2011 invece la situazione cambia, nel senso che il rapporto tra uomini e donne per quanto riguarda i migranti dall'Albania e dal Marocco è quasi pari, si possono ipotizzare forse ricongiungimenti familiari, mentre per quanto riguarda la Romania è assolutamente preponderante l'apporto di donne, forse per tutto legati al settore dell'assistenza alla persona, cioè le badanti. Questo anche per quanto riguarda un altro paese dell'est Europa come la Moldavia, in cui il numero di donne è superiore a quello degli uomini. Quindi sempre nel confronto tra generi è stata inserita la variabile dell'età, in questo caso un intervallo più stretto, di 8 anni, tra il 2003 e il 2011. Vabbè, le classi più rappresentate sono le classi adulte, le classi modelle per entrambi i sessi del 2003 è la classe 30 e 34, da notare la base già allargata della classe 04, cioè i nati sul posto, quindi in Val di Susa. Nel 2011, vabbè, come già detto prima, le donne sono sicuramente più rappresentate, classe modale ancora 30-34, ciò che è interessante è notare come le classi al di sotto dei 20 anni sono tutte equamente rappresentate tra i sessi, cioè i giovanissimi cresciuti mantengono quindi il rapporto 1-1 visto prima. Quindi state confrontati ovviamente l'età tra stranieri insieme e italiani, sempre in intervallo di 8 anni, tra il 2003 e una popolazione del 2011. In questi 8 anni considerati il numero di stranieri è più che raddoppiato in tutte le classi d'età,
è particolarmente importante l'incremento soprattutto nelle donne. Ciò che è interessante notare è soprattutto poi quelle che sono le classi 0-14, cioè la classe degli individui in età scolare e prescolare. Per quanto riguarda gli stranieri è triplicata, invece per quanto riguarda gli italiani c'è stata una generale diminuzione degli individui in queste classi. Qui sono state rappresentate graficamente le stesse tabelle viste prima. Quindi per quanto riguarda la scolarizzazione, dato riportato su dati del 2011, dati molto recenti, sono state calcolate le potenziali utenze scolastiche in funzione dell'età, quindi il nido, l'infanzia, scuola primaria, le scuole medie, le scuole superiori. La percentuale di stranieri è importante, per una percentuale media dell'11,5%, particolarmente importante soprattutto nelle classi in età più basse. Ciò rappresenta come appunto c'è in atto una scolarizzazione potenziale progressivamente crescente. Infine sono stati calcolati alcuni indici socio-economici, quali l'indice di vecchiaia, l'indice di dipendenza, che rappresenta il carico sociale della popolazione attiva, e l'indice di ricambio, cioè il rapporto tra chi sta per uscire dal mondo del lavoro rispetto a chi entra. E in tutti e tre i casi, nel momento in cui venivano sommati, diciamo, gli stranieri al campione italiano, i valori di questi indici erano più bassi. Quindi questi indicatori mettono in evidenza quello che è il ruolo potenziale degli immigrati e per il ringiovanimento della popolazione e per mantenere un'accettabile proporzione tra soggetti in età lavorativa e coloro che non sono più attivi da questo punto di vista. Inoltre, considerata la struttura per età vista nelle slide precedenti, l'incidenza futura sarà probabilmente ancora più rimarchevole. Quindi, sebbene forse l'immigrazione non può andare a cambiare l'orientamento delle tendenze di fondo della democrazia piemontese, sicuramente sta rallentando e può rallentare di molto l'acutizzarsi di quello squilibrio tra anziani da un lato e giovani e forse lavoro dall'altro. In ultimo, come conclusione, alla fine di questa disamina strutturale ci sono fatte alcune considerazioni e ci si è posto alcune domande. Vabbè, prima di tutto si è considerato che per comprendere in modo più approfondito, in modo più dettagliato questo fenomeno di migrazione sarebbe necessario quindi considerare l'agency del migrante, cioè quindi non ridurre questa figura a un oggetto passivo che si muove attraverso griglie molto rigide e statiche, mosso da pull e push di natura economica e demografica, ma come un individuo che quindi è attivo, attua delle strategie a volte individuali, collettive o comunque familiari, che considerano ovviamente fattori che sfuggono all'analisi tipo macro. Poi si sono poste alcune domande, cioè qual è il destino culturale, ovvero cosa è accaduto, sta accadendo alle culture di questi immigrati e come si sono state trasmesse ai loro figli. E quindi come partecipano questi immigrati residenti, quindi in qualche modo integrati, alla costruzione della cultura condivisa nelle comunità d'accoglienza e quindi come costruiscono la propria identità individuale e collettiva. Queste sono le domande che si è poste alla fine. Grazie per l'attenzione.